Ormai in Italia sulla democrazia non esiste più l'unica voce effettiva del popolo e della comunità, quindi io non do nessuna importanza ormai a un Parlamento che non ha nemmeno la capacità di poter dire la sua, perché il Parlamento è considerato completamente illegittimo e immaginate che deve essere quello lo stesso Parlamento che elegge il Presidente della Repubblica. Un Parlamento che riesce poi a votare un provvedimento come lo sblocca Italia significa che non ha nessun titolo a rappresentare il popolo italiano. Noi, piccolo paese, ci siamo battuti su tutti i fronti recentemente su quei vicende che riguardano i temi ambientali. Purtroppo ci rendiamo conto che il nostro interlocutore principale, cioè il nostro avversario, non è la multinazionale, il nostro avversario è lo Stato italiano, perché fa di tutto per metterci in posizione di dover cercare la protezione da persone che dovrebbero proteggerci, cioè da persone verso le quali noi abbiamo il rispetto, perché il ruolo istituzionale che ricopriamo riteniamo che dovrebbero essere quelli che portano avanti le nostre istanze, e quindi conti ci rendiamo perfettamente conto che tutto fanno, ma non certo si preoccupano delle problematiche che riguardano effettivamente i cittadini. C'è stata questa discussione fatta dall'ex dipendente della società che si occupava di amianto, che è sintomatica. Abbiamo visto come è finita però tutta la vicenda dell'amianto. Dopo anni di sentenze si è arrivati alla prescrizione totale. Eppure su questo abbiamo qua tra di noi un eminente magistrato che ha fatto tanto, però in un certo modo è stato messo da parte proprio perché cercava di toccare alcuni santuari particolari, però ci rendiamo conto che pure la magistratura molte volte non viene incontro alle nostre istanze. Una delle cose sulle quali voglio rappresentare la vostra attenzione è la questione relativa a Terna. Terna è la classica vicenda nella quale un piccolo paese si trova a dover combattere con una entità enorme che, approfittando della buona fede del Consiglio Comunale, si è trovata a dover sorbire a distanza di 300 metri dalle scuole una struttura di quella dimensione. Chi ci doveva difendere in questa fase? Sono così evidenti le responsabilità, basterebbe uno che ha fatto forse un primo esame di giurisprudenza per rendersi conto di dove sono le responsabilità. Purtroppo il tutto è stato ridimensionato nell'ambito di una specie di abuso edilizio, quando là di sotto c'è stato di tutto e non si è voluto entrare nel merito del problema. Io purtroppo devo limitare il mio intervento perché avremo da parlare tantissimo, quindi cercherò soltanto di trasmettere a questa bellissima platea la volontà di questo paese di combattere, però il combattimento di questo paese non può essere fatto da solo se non avvicina tutta una serie di persone che veramente rappresentano il popolo, visto che quel che ci deve realmente rappresentare non va solo io.